trovo totalmente immerso in questo bellissimo parco naturale, perché oggi parleremo di un'auto pronta a rispettare l'ambiente, un'auto ecologica con una motorizzazione ibrida plug-in. Dopo e-tron, l'elettrificazione coinvolge anche Audi Q5, che arriva così nella sua variante ibrida plug-in, la vedete qui alle mie spalle. Questo sportellino consente di collegare la presa di ricarica per il pacco batterie, composto da batterie allo ioni di litio da 14,1 kWh. Vi mostro anche dove viene posizionata la presa di ricarica in questo cofanetto elegante. Questo pacco batterie consente di garantire 143 cavalli di potenza all'unità elettrica e di viaggiare in modalità totalmente ecologica per 45 km, senza quindi emettere un solo grammo di CO2 nell'atmosfera. Le batterie poi sono garantite 8 anni oppure 160.000 km. Questo motore elettrico poi va a rafforzare il motore termico 2 litri benzina TFSI 4 cilindri da 252 cavalli e 370 Nm. I due motori complessivamente generano una potenza di 367 cavalli e 500 Nm di coppia massima. Il picco di coppia si ha poi a 1250 giri e sono costanti fino a 5000 giri. La Q5 ibrida plug-in ha anche prestazioni interessanti, come uno 0 a 100 in 5,3 secondi e una velocità massima di 239 km/h. In modalità totalmente elettrica invece si può viaggiare a un massimo di 135 km/h. Il consumo medio dichiarato dalla casa si aggira tra i 2,1 e 2,7 litri ogni 100 km all'incirca 47 km al litro, con emissioni comprese tra 48 e 62 grammi a chilometro. Accanto a questo c'è una terza dimensione, che è anche quella della fruibilità e della flessibilità di utilizzo. La vettura si ricarica anche con una presa da 230 volt in un arco temporale che può essere di 7 ore e consente quindi una flessibilità di utilizzo estremamente elevata. Sapendo che poi però l'inserimento, la possibilità di sfruttare il motore endotermico, consente poi invece autonomie e percorribilità che sono quelle classiche delle motorizzazioni tipiche dei motori endotermici. Quindi questi tre vantaggi, automobilisticamente parlando, sono effettivamente la sintesi dei vantaggi che la tecnologia plug-in hybrid restituisce, preferisco dire aggiunge, rispetto alla mobilità tradizionale, unitamente al fatto che queste vetture entrano liberamente nelle ZTL, non sono soggette a blocchi del traffico e possono anche usufruire della gratuità dei parcheggi blu. Quindi è anche una scelta che da un punto di vista razionale oggi arricchisce il valore stesso della scelta, automobilisticamente fuori discussione, ma lo integra anche con degli elementi che sono tutt'altro che trascurabili. Da non trascurare il fatto che comunque questa è sempre un Audi e adotta tutta la tecnologia e l'abitabilità della famiglia Q, appunto della casa dei quattro anelli, quindi sistemi di assistenza alla guida ai massimi livelli, materiali di alta qualità, come ad esempio questi che abbiamo a disposizione in questa variante S-Line. Guardate, sedili in pelle con cucitura a vista, una grafica davvero elegante ma allo stesso tempo sportiva, come appunto il carattere di tutta la gamma Audi. C'è anche la possibilità di decidere la modalità di guida da selezionare tramite questo pulsante. È possibile decidere se guidare in modalità totalmente elettrica, ibrida, quindi ricaricando la batteria, oppure in una modalità che consente di mantenere sempre carica la batteria, utilizzando così, sfruttando di più il motore termico.